Giornata di sole, condizioni ottimali, adesso tocca alle due squadre farci divertire. Ciao a tutti, da parte di Pierluigi Pardo, commenterò il match ovviamente con Lelia Dani. Torna il grande show della Serie A Team su queste frequenze. Immagini che testimoniano il clima di festa che si respira sulle tribune, speriamo possa continuare su questi binari fino alla fine. Non ho dormito stanotte, non ce l'ho fatta. Io spero solo che la partita si riveli all'altezza delle enormi aspettative. Ancora una volta affidiamoci al calcio. Ecco la formazione viola con l'aiuto della grafica. 4-3-3 classico, il loro modulo di partenza, con i due esterni offensivi che ovviamente dovranno dare una mano anche in fase di ripiegamento. Sì, credo anch'io che difensivamente possa trasformarsi in un più prudente 4-5-1. Mi sembra anche una scelta di buon senso, ma gli esterni lavorano naturalmente vicini ai centrocampisti in fase di non possesso. Questo è lo schieramento di partenza della squadra ospite. Scelti fra i pali, McKennie insieme a Locatelli nel mezzo. È un solo attaccante chiamato a sommarcarsi tutto il peso del reparto offensivo. L'arbitro dà inizio al primo tempo. Puntuale qui il difensore nel recupero. Direttore di gara lascia correre, c'è il vantaggio per la Fiorentina. E c'è l'intervento dell'arbitro. Chissà che non la risolva proprio lui con una giocata, con un guizzo. Da tenere sicuramente d'occhio questo giocatore. È in grado di seminare lo scompiglio nella difesa avversaria. Ma perché è abilissimo con la palla. Se prende fiducia può risolvere la partita da solo. Riconquistano palla. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Vediamo cosa inventa ora. La mette in mezzo. Non riescono a spazzarla, non è finita. Allontana il pericolo. Quadrado. Tocco per Quadrado. Preferiscono non accelerare in attesa del momento giusto. A metri. Palla ancora in gioco, pericolo. Danilo. Locatelli. Lancio troppo profondo, palla che rotola dalle parti del portiere. Tocco di ritorno. Possono passare in vantaggio. Pallone in rete, si aprono dunque le marcature. Rivediamola, la parte finale dell'azione che ha portato al gol. E come vediamo ha freddato il portiere con questa conclusione da distanza davvero ravvicinata. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. L'arbitro dice di proseguire, vantaggio per la Fiorentina. Amrabat. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Recupera la palla con un buon intervento. Ha risolto una situazione complicata concedendo il male minore, il calcio d'angolo. Palla verso il centro dell'area. Rinvio un po' pigro questo. Occhio al cross. Ha interrotto l'azione con un super intervento. Quadrado. Appoggio su Quadrado.
giro palla, caccia nel varco giusto. La mette sul secondo palo. Intervento così così, palla ancora pericolosa. Risolve il problema. Milenkovic. Manuel Locatelli. Fatica a rattenere il pallone. Ecco Saponara. Preferiscono non buttar via il pallone, affidarsi al fraseggio per andare a caccia del gol del pari. Miracolo del portiere! Devono sfruttare bene questo corner se vogliono arrivare al pareggio. I tifosi hanno già la colina in bocca. Il portiere raccoglie il pallone senza problemi. Kostic. Manuel Locatelli. Appoggio su Cuadrado. Cuadrado. Riconquistano il pallone. Proseguono nell'avanzata. Kostic. Può colpire da lì. Pallone buono questo. La parata di Gollini salva il risultato. Occhio al tiro della bandierina. Portiere sicuro sulla traiettoria. Può metterla in mezzo da lì. Bravo qui a smarcarsi. Ottimo intervento del portiere. Palla toccata corta. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Sale Cuadrado. È entrato bene qui con decisione. L'arbitro manda tutti negli spogliatoi per il momento. 1-0 dopo i primi 45. Secondo tempo che ha avuto dunque inizio con la Fiorentina in possesso palla. Buono il recupero, possono ricominciare. Manuel Locatelli. Kostic. Non bene qui il possesso palla. Buona la sua prova nei primi 45 minuti, può fare ancora meglio. Ha giocato bene, ha segnato anche il gol del vantaggio. È che quando è in giornata diventa difficile per i difensori stargli dietro. Io mi aspetto una ripresa giocata più o meno sugli stessi livelli. Stanno rinunciando all'iniziativa, invitando gli avversari a salire e magari a scoprirsi. Intercetta il passaggio e riparte. Locatelli. Capisce tutto e ferma l'azione. Pallone troppo lungo e il portiere può arrivare. Manuel Locatelli. Il risultato favorevole gli consente di gestire il pallone e giocare con il cronometro. Kostic. Ecco De Sciglio. Deviazione provvidenziale che evita un gol fatto. Sbaglia la misura, perdono palla in una zona pericolosa. Cuadrado. Non riesce a liberare su questo cross. Tocco arretrato per evitare il pressing.
Toddo. Provano ad aprire la difesa con questo giro palla ipnotico. C'è campo per la ripartenza. Possesso recuperato bene dalla difesa. Quadrado. Ottimo contrasto. Mandragora. Occhio all'avanzata dei Viola. Si oppone al tiro. Ottima lettura difensiva. Kostic. Manuel Locatelli. Il tocco per Kostic. È un giro palla quasi ipnotico questo. Non riescono a tenere il pallone. Gran palla in mezzo. La porta era rimasta incustodita e lui non ha sbagliato. Non ha tremato e l'ha messa nella porta sguarnita. Può solo ringraziare i difensori e il portiere. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Dušan Mandanović. Toddo. Mandragora. Può effettuare il cross. Ha cercato la rete di testa, ma gli è andata male. Palla che termina fuori di un soffio. Si è inserito con i tempi giusti, gli è mancato giusto quel tocco di precisione in più. Cambio dunque nella Fiorentina. Danilo. Manuel Locatelli. Hanno scelto il possesso palla nella propria metà campo per difendere questo risultato fino alla fine. Ancora 300 secondi alla fine della gara. Si libera bene della marcatura. Interviene sul pallone, lo fa suo. Fuori, sarà fallo laterale. C'è un cambio dunque. Quadrado. Locatelli. Locatelli. Il portiere dice di no. Un minuto, questa è l'entità del recupero. Saponara. Biraghi. Arriva il fischio finale che sancisce la sconfitta dei padroni di casa. Ci hanno provato? Oggi però hanno sbattuto contro una squadra, ragazzi, in grande spolvero, eh? Risultato che non racconta fino in fondo la differenza che si è vista in campo. C'è ancora molto da lavorare per raggiungere certi livelli. È stato certamente tra i migliori in campo, può essere davvero soddisfatto. Hanno vinto e lui è finito sul tabellino dei marcatori. Cosa può chiedere di più? Se proprio volessimo però trovare un neo nella sua prestazione, riguarderebbe le troppe occasioni sciupate, eh? Deve essere più concreto sotto porta.